di tutto, sappi che anche se sono vestita così, qui non si scherza. Insegno dizione da ben 20 anni e sono attrice da 27. C'è professionalità. Sì, il personaggio non è tra i più simpatici, ma insegna dizione in maniera meravigliosa. Ho già avuto più di 1000 allievi. Per cui fidati se ti dico che ci sono solo due cose su cui non c'è un'opinione. La matematica e la dizione. In che senso? Appunto, si dice senso, non senso. E perché si dice senso? Perché esistono delle regole, come nella matematica. Ma attenzione che sta per arrivare la domanda che mi fanno tutti. Dove e perché si mette l'addizione? L'addizione si mette solamente su alcune parole, non su tutte. Quindi tutti quelli che mi chiedono, ma insomma, ma questa parola, questa... No, non tutte. E adesso ti spiego perché non tutte. Che puntata di dizione illuminante! Ci sono due tipi di accenti nelle parole. L'accento tonico e l'accento fonico. L'accento tonico è quello che dà il tono alle parole, quindi il senso. Eccoti un esempio. Usiamo proprio quest'ultima parola. Si dice esempio, non esempio. Purtroppo questo accento non lo segniamo e per gli stranieri è molto difficile capire dove mettere questa forza sonora. Poi però c'è un secondo accento, l'accento fonico. Fono vuol dire suono, è l'accento del suono e se non segniamo l'accento tonico, figurati se segniamo l'accento fonico. L'accento di che suono? L'accento aperto o chiuso. Ma di quali lettere? Non di tutte le lettere. Ecco perché non tutte le parole hanno problemi, diciamo così, di dizione. Solamente di due vocali, la E e la O. Su, facciamo l'esercizio insieme. Su, guarda, questa è la E aperta. Infatti, ascolta bene. E. È come il verbo essere, ecco. Questa è la E chiusa, E. Senti la differenza? Questa è la O aperta, O. Senti? Questa è la O chiusa, O, molto più stretto, O. Ed ecco l'altra domanda, Merica, quindi in tutte le E e le O che incontro in una parola c'è un problema di fonetica? No! Ed eccolo il punto, la regola fondamentale, la prima regola di dizione. Devi porti la domanda se il suono della E o della O è aperto o chiuso solamente se su quella lettera, quindi su quella E e su quella O, cade l'accento tonico. Ti faccio subito un esempio. Settembre. Senti dove cade l'accento tonico? Settembre. Sulla seconda E. Quindi tu ti devi porre il problema se la seconda E di settembre è aperta o chiusa. Quindi ti farai la domanda, ma si dice settembre o settembre? Le regole che io distribuisco durante i miei corsi di dizione ti dicono che si dice settembre con la E aperta. Come però già senti e potrai ben capire qual è il vero grande problema di chi affronta la dizione? Che bisogna avere una professoressa, come me magari. Sì. Infatti durante i miei corsi online di dizione, che ti consiglio assolutamente, farai solamente ed esclusivamente esercizio, perché è quello che serve l'insegnante, a quello, a farti fare orecchio. Che tu puoi anche leggere la regola, la puoi anche sapere, ma se non senti come stai pronunciando il suono e sei convinta o convinto di dirla aperta e invece la stai dicendo chiusa... Ci sono io che ti correggo. Ed è grazie a tantissimi esercizi che fai durante i miei corsi online e non solo, a tutti
tutti gli esercizi che ti mando a casa che ti rimarranno, e non solo, a tutti gli audio di Super Harry che legge per te, gli esercizi che ti rimarranno a vita, che puoi ascoltare in auto, mentre fai da mangiare, sotto la doccia, divento un incubo. Grazie a tutti questi esercizi tu imparerai a fare orecchio, a riprodurre il suono corretto. Ed ultima grande domanda che sempre ti fai, che sempre mi fate. Dunque, come si pronuncia la vocale E o O quando l'accento tonico non le batte sopra? Se sulle vocali E o O non c'è accento tonico, il suono è sempre ed esclusivamente chiuso. Quindi non ti far problemi, c'è sempre solo un accento tonico. Se cade su una E o una O, allora ti fai un problema. Sull'altra E o sull'altra O, non ti fare problemi. Ai. E qui devo riprendere tutti i maestri e professori d'Italia. No, non lo faccia, professoressa di dizione, non lo faccia, perché qua la cazziano se la dice. La devo dire per forza, è in me. Oh, io insegno dizione fonetica. Va bene, la dica, ma a suo rischio e pericolo. Le vocali non sono mica cinque. Le vocali sono sette. Eh sì, la professoressa di dizione ha perfettamente ragione. Essendo che ad ogni suono noi attribuiamo un segno grafico, c'è una notevole differenza tra dire E o E, oppure dire O o O. Già, quindi ci vorrebbe un segno grafico diverso. E se stiamo dunque a quante sonorità nelle vocali abbiamo? Abbiamo sette vocali, come detto. I corsi online di dizione sono sempre ed esclusivamente in presenza con me, perciò scrivi a questa mail per sapere quando inizierà il prossimo. Di solito due o tre volte l'anno partono i nuovi corsi. E adesso metti l'accento like a questo video.